Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Ambra D'Aleo e sono la coordinatrice del laboratorio del Centro Restauro La Venaria Reale che si occupa di materiale cartaceo, fotografico e cinematografico. Qui siamo nel laboratorio e vi mostrerò una delle opere che è stata restaurata dalle allieve di secondo anno del percorso formativo PFP5, che è parte del corso in conservazione e restauro dei beni culturali. Ed è un acquaforte di tono zaccarano su cui le ragazze sono intervenute con un trattamento di pulitura superficiale realizzato con spugne in lattice vulcanizzato e poi una seconda parte di intervento che ha previsto la rimozione di tracce di adesivo lasciate da un nastro adesivo degli anni 70, anni 80, che purtroppo si è delaminato e ha rilasciato sull'opera la parte collante. Le ragazze hanno svolto questo intervento tramite utilizzo di gel, di agar, e rimuovendo così il residuo rimasto sull'opera. L'opera, al termine dell'operazione, è stata inserita all'interno di una camicia conservativa realizzata con materiali idonei per la lunga conservazione, riportando la dicitura di inventario e la collocazione dell'opera, interfoliando con una bondina, che è sempre un materiale altamente conservativo, non acido, che serve a creare una barriera e protegge la superficie dell'acquaforte stessa. Dopodiché l'opera all'interno della nuova camicia è stata comunque ricollocata all'interno del passepartout originale, quello previsto dalla biblioteca della città metropolitana, in modo tale da lasciare intatte le diciture, le etichette e tutti gli stemmi.